era buona. Per me era buona. Buona più. Buona. 0-10, buona. Vai. Stavamo partecipando io, Zoriana, la mia collega, e Umberto con il nostro mediometraggio ad un concorso a Macerata, dove il Time Film Festival. Festeggiando ci riunimmo ad un bar in piazzetta Macerata, dove si teneva il festival, e scherzando Zoriana disse: ah Sara, dovresti aprirti un bar, sei brava a fare il caffè, insomma, oppure meglio, ci apri un bar e ci giri tipo una serie reality all'interno. Da questo, diciamo, piccolo scherzo che è stato e che ha detto Zoriana, ho sviluppato il soggetto della serie e poi man mano la sceneggiatura. Accade una vicenda molto particolare e i personaggi sono molto particolari in ogni episodio, quindi abbiamo una risata che è divertente, non è forzata, anzi è celata, fuoriesce dalle espressioni degli attori, da quello che fanno, da come abbiamo proprio anche noi mosso la telecamera e raccontato ogni personaggio, ogni situazione di ogni personaggio. La serie vuole dire che ognuno vede la realtà dei fatti a modo proprio, quindi ogni persona ha la sua visione di quello che è. Sì, uno ci si può influenzare a vicenda, però principalmente ognuno vede le cose a proprio modo e soprattutto vede le persone a proprio modo. È una serie simpatica e anche molto interessante, spunti sulle persone, la vita quotidiana, ma anche le problematiche di gestione di un bar, che possono sembrare una cosa stupida, ma in realtà sono molto interessanti. E poi c'è tutto questo ambiente artistico, i musicisti, la pittura, i disegni, l'arte, quindi sicuramente se sei un amante dell'arte, se sei un amante delle risate, te la puoi guardare, questa serie ti piacerà molto. Beh, tutto è tanto vintage quanto figa, quindi secondo me dovete guardarla proprio per il fatto che, cioè, insomma, raga, è figa, cioè, che vi è applicata a fare, cioè, che stiamo parlando. Oh. È molto sfiziosa, diciamo che c'è questo agglomerato di personaggi tutti schizzati, tutti particolari, ognuno ha la propria storia ed è bello vedere come interagiscono tra di loro. Cercando di essere obiettivo, questa serie è molto interessante secondo me. I personaggi sono ben caratterizzati, infatti si affrontano tutte le sfaccettature della loro personalità, del loro carattere, e trovo molto valida anche la scrittura in quanto riesce a farmi appassionare alle vicende. È difficile dare un'opinione concreta sulla serie, dato che l'abbiamo montata noi stessi. Speriamo che al pubblico piaccia. Una serie basata sul caffè, a un certo punto comincia a diventare elettrizzante, perché ogni ciak è un caffè nuovo, che a un certo punto fa il pieno di caffeina e insomma, dopo un mese di riprese avremo sprint da darvi per un altro anno ancora. Il messaggio che volevo lanciare con la serie non è rivolto solo a chi è a Napoli o al lato di Napoli che si vede di solito in televisione, ma è rivolto a tutti. Sui set ci vuole il rodaggio e capire con chi stiamo lavorando. I dialoghi sono molto presenti e molto anche lunghi, molto estesi nel tempo, e quindi io avevo bisogno, c'era uno sforzo molto grande da parte mia e del mio reparto di ricreare un giorno che fotograficamente durasse, fosse costante, quindi abbiamo cercato di, tramite Cinebulls e varie tecniche fotografiche e strumenti fotografici, di dare una luce molto morbida sui soggetti e di quindi dare un giorno che in fotografia fosse pulito e fosse corretto e non... Io speravo di poter fare le cose molto più in fretta, molto più nei tempi, invece abbiamo perso molto tempo, sia all'inizio che abbiamo perso molto più tempo per fare la fotografia e la scenografia e tutto quanto, ci siamo presi molto più tempo di quello che era necessario e che avremmo dovuto, e sia perché ci sono stati dei ritardi di arrivi sul set, soprattutto di alcuni attori, ma anche di qualche membro del cast tecnico. Una cosa che ha facilitato un sacco il lavoro è stato il diretto contatto col regista durante il montaggio. Questo ci ha permesso di fare un lavoro esemplare come piaceva a lei e come lei voleva che fosse fatto. Montare un progetto del genere è stato non difficile, ma direi impegnativo, perché mi sono ritrovato a lavorare con una quantità di lavoro molto grande
E questa è stata una sfida per me, ma credo di avercela fatta. Noi con l'escamotage del piano sequenza volevamo raccontare tutto in movimento e tutto molto dinamico, però questo ci ha creato molti problemi proprio a livello di una coreografia, quindi a livello di tempi degli attori, a livello nostro di tempi di fuochi e di varie dinamiche. È una cosa che invece è stata molto difficile e anche molto divertente ovviamente, che non ci aspettavamo, è stata proprio la sigla, che è stata fatta in un tempo molto breve, ma è stata dinamica, tutti si sono messi a disposizione, è stata difficile, però dovevamo renderlo alla troupe, noi di fotografia, che fosse difficile, ma in realtà era difficile, quindi siamo divertiti a non renderlo, e infatti poi funziona perché è particolare. La problematica del piano sequenza, che è stato particolarmente difficile da fare, l'hanno rifatto molte, forse anche troppe volte. Però tutto sommato ce la stiamo portando a casa anche questa giornata. Ho affrontato la difficoltà del piano sequenza, ci abbiamo messo ben molti, tanti, tantissimi ciak, però ci siamo riusciti. Per quanto mi riguarda, tra le diverse scene montate, la più difficile è stata sicuramente quella del bacio tra Vittorio e Lorenzo a fine del quinto episodio. Lì abbiamo fatto davvero un lavoro incredibile e molto lungo, perché abbiamo dovuto aggiungere ed editare cose che nelle riprese in realtà non c'erano, come ad esempio il tramonto, e abbiamo trovato davvero una difficoltà enorme. È stato impegnativo e stressante a tratti, però mi ha fatto capire come voglio che siano gestite le cose in mie produzioni, anche future magari. È sempre bello quando delle persone, tante persone si riuniscono per fare del cinema e delle cose da far vedere agli altri, è sempre bello. Si lavora bene, c'è un bel clima e il caffè che fa Sara sono favolosi. Siamo tutti giovani ragazzi e speriamo di fare un buon lavoro. È un ambiente veramente magico per me questo, anche perché è la prima volta che giro. Sono abbastanza contenta del risultato finale della serie, perché penso che abbia raggiunto lo scopo di trasmettere quello che volevo dire, e soprattutto a fine riprese posso dire che è stato bello lavorare e soprattutto essere a capo di una produzione del genere, perché è quello che voglio fare. Noi dobbiamo anche capire a che tipo di spettatore piace, perché noi al suo perché, però è un perché che è stato difficile da dargli, nel senso mano a mano che giravamo cercavamo di apportargli delle modifiche e delle cose in più, quindi è stato molto creativo come progetto e come situazione. Guardate, me la voglio dire. Ciao, bacio. Ragazzi, vi mando un salutissimo e vi dico di rimanere connessi e di aspettare Coffee Time, perché ci sono veramente tante sorprese.